Ci sono frasi della Bibbia delle quali noi storciamo il naso. Il più sono racchiuse nell'Antico Testamento, quella serie di norme, quella serie di leggi che poi anche a San Paolo non è che facevano tanto piacere, quindi San Paolo era stato forse il primo a cercare di liberarsi della legge per cercare di creare una nuova filosofia attraverso lo Spirito Santo. Quindi lui e poi noi non vogliamo, non desideriamo, non riusciamo a soggiacere a quelle parti dell'Antico Testamento che in qualche maniera ci pesano. Ma il Nuovo Testamento è diverso? Ma neanche tanto. Davanti a certe frasi, soprattutto quelle più crude, quelle più pesanti, noi non riusciamo a sottometterci. L'ego dell'essere umano è talmente alto che non riesce neanche a essere scalfito dalla parola di Dio. Ed appunto prendi la tua croce, rinnega te stesso e seguimi, diventa quasi un qualche cosa che per noi è, non dico inimmaginabile, ma non è sopportabile. Quindi ci avvaliamo di altri pezzi della Bibbia, ci avvaliamo di teologi compiacenti. Ci avvaliamo di interpretazioni personali, insomma, rinnegare noi stessi è un qualche cosa che proprio non ci piace, che proprio non fa per noi. Credo in Dio, sì, ma però non ho questa capacità di poter rinnegare me stesso, insomma, io alla fine prego, vado a messa, faccio il rosario, io mi comporto bene, ma cosa devo rinnegare di me stesso? Eppure, il rinnegare noi stessi, nasce proprio dal fatto che tutti noi abbiamo quella parte, appunto quell'ego che ci spinge verso l'alto, quando appunto il Signore ci dice: attenzione, spingiti verso il basso, perché io lì verrò ad aiutarti. È un po' come è successo nella parola di ieri di Padre Pio, nel pensiero di Padre Pio. Tanto più l'anima va giù, tanto poi più il Signore, quando la vedrà a terra, la tirerà su. Ecco. Quindi è tutto un'azione, è tutto un susseguirsi di azioni in cui il Signore rende ciò che noi riusciamo a fare. E soprattutto a non fare, perché quando l'umiltà si mette a zero, noi diventiamo impotenti e allora sì, siamo figli di Dio. Quando siamo figli di Dio, lo riconosciamo padre, ma non solo per un riconoscimento paterno e celeste, ma anche per il fatto che in quel momento lì noi sappiamo che senza di lui non si va avanti. E questo deve essere fatto appunto nei fatti, scusate il gioco di parole, ma deve essere quello, non il fatto di dire sì, ok, io sono figlio di Dio, quindi lui mi ama, e, però insomma mi metto un po' a fare quello che voglio. No, non è proprio così. E perché questo lungo preambolo? Anche perché oggi vorrei parlare di una figura che probabilmente molto poco conosciuta. Trattiamo appunto di Suor Santa Maria Teresa Bertilla Boscardin, figura nata alla fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Ottima persona, ottima figura di santità, però quello che poi vorrei, anzi lo dico adesso prima che inizi la lettura della sua biografia, quello che appunto emerge è che lei da suora sicuramente, ma soprattutto anche da persona che aveva studiato e era diventata infermiera, si trova a fare una mansione molto più, tra virgolette, umiliante, non che non sia nobile, ma umiliante rispetto al fatto che lei poteva avere degli incarichi maggiori. Questa cosa la svolge, la vive con una serenità esteriore, magari con una specie di, non dico mortificazione, però con qualche cosa di interiore, di intimo dispiacimento, ma il fatto che lei comunque, davanti a questo passo indietro che le fanno fare, non manca di quella carità che serve. Quindi, quando noi veniamo chiamati appunto a rinnegare noi stessi, prendere la nostra croce e seguire Gesù, vuol dire anche questo.
vuol dire qualunque cosa noi siamo stati comandati di fare, lo dobbiamo fare, perché in quella azione che noi faremo aiuteremo anche gli altri. Nell'aiutare gli altri seguiremo Gesù. Ed è per questo che la grande sfida che noi troviamo in noi stessi è proprio quella che non è quella sfida del mondo. Il mondo vive di ambizioni, di orgoglio, di vanità. Con Dio invece si vive solo e esclusivamente del fatto di saper fare la sua volontà. Siamo su questa terra e anche se vivremo 50, 60, 70, 80 anni, saranno sicuramente molto pochi, un niente rispetto all'eternità. Ecco, non giochiamoci qualche anno della vita per un'intera eternità. Ed è per questo che adesso leggiamo insieme quello che la biografia dell'Arduino attraverso anzi, Domenico Agasso attraverso Famiglia Cristiana e quindi santibeati.it, della quale traggo la recensione, vi spiega. Operata di tumore a 22 anni, lei che era infermiera sperimenta la vita in ospedale, anche sul versante della sofferenza. Riesce a rimettersi e torna alle sue fatiche, quelle che ha scelto, entrando nel 1905 tra le suore, maestre di Santa Dorotea, figlie dei Santissimi Cuori a Vicenza. Al battesimo è stata chiamata Anna Francesca, figlia di agricoltori non certo ricchi. Ha frequentato alcune classi di scuola elementari, poi presto al lavoro come tutte le ragazze della sua condizione dell'epoca. Lavoro in campagna, in casa sua, in casa da altri. Presa la decisione di farsi suora, Anna Francesca lascia che sia il suo parroco a scegliere per lei tra le varie congregazioni femminili. Al momento della professione religiosa prende i nomi di Maria Bertilla. I suoi primi compiti in comunità sono i lavori in cucina, al forno e in lavanderia. Nessun problema per una che conosce le fatiche della campagna, ancora senza macchine, dove tutto si fa a forza di braccia. Poi inizia il tirocinio presso l'ospedale di Treviso e si rimette a studiare, diplomandosi infermiera. Ma questo non le impedisce di dedicarsi anche ai compiti più pesanti per aiutarle con sorelle. Ecco poi sopraggiungere il tumore, l'intervento chirurgico, la lenta ripresa. Pochi anni dopo scoppia la guerra mondiale e quando Treviso viene a trovarsi in pericolo, Suor Maria Bertilla è trasferita in Lombardia con tutto l'ospedale e sottoposta a una prova severa. Incomprensione di insensi provocano la sua retrocessione da infermiera a donna di fatica in lavanderia. Suor Maria Bertilla ne soffre moltissimo, ma dentro di sé, soltanto dentro, non le sfugge una parola di amarezza, di risentimento. Il suo fisico ora resiste meno allo sforzo, ma la volontà non cede. Dopo il rientro a Treviso, la religiosa viene reintegrata nelle funzioni di infermiera, ma lei e anche qualcos'altro, come dirà Giovanni XXIII, canonizzandola l'11 maggio del 1961. L'irradiazione di Suor Bertilla si allarga nelle corsie a contatto con gli epidemici, a consolare, a calmare, pronta e ordinata, esperta e silenziosa, fino a far dire anche agli strati che qualcuno, cioè il Signore, fosse sempre con lei a dirigerla. Finché crolla, si è riprodotto il tumore, la morte. Mi può sorprendere in ogni momento, scrive nei suoi appunti, ma io devo essere preparata. Nuova operazione, ma questa volta non si rialza e per la sua vita si conclude a 34 anni. L'irradiazione però continua. Presso la sua tomba c'è sempre chi prega, chi ha bisogno della suora infermiera per i mali più diversi e l'aiuto per vie misteriose arriva. Vissuta oscurantemente, Maria Bertilla è sempre più conosciuta, amata anche da morte. Esperta in sofferenze e umiliazioni, continua a donare in speranza. Le sue spoglie si trovano ora a Vicenza, nella casa madre della sua comunità. Ecco, appunto, davanti a questa testimonianza in cui lei non si piega, né soffre interiormente come tutti noi, siamo persone umane, e davanti a un'ingiustizia possiamo sicuramente soffrire. Ma una volta che abbiamo sofferto e abbiamo offerto, il Dio ci ridà quello che noi abbiamo perso. Anzi, non solo ce lo ridà, ma ce lo moltiplica, ci dà il centuplo. La storia di Maria Bertilla, Suor Maria Bertilla, ci fa capire che quei carismi che nascono per volontà di Dio. L'accettazione che lei ha avuto nel sopportare
se stessa nella rinegazione, ha fatto in modo che Gesù potesse essere in lei, quel Gesù che poi gli ha dato appunto la possibilità di aiutare il mondo, aiutare attraverso quella luce che lui irradiava attraverso lei e che ancora oggi, nonostante sia morta da quasi 80 anni o più di 80 anni, la gente vede ancora.